Esistono giorni, giorni che servono a confrontarsi, a discutere, a dialogare, a mettere sul tavolo progetti, proposte, ed è quello che si fa stamattina a Nocera, qui, nella biblioteca comunale, per il congresso cittadino del Partito Democratico. Innanzitutto in previsione dell'elezione della nuova segreteria provinciale e quindi delle nuove segreterie poi delle varie città, ma anche per incominciare a lanciare il messaggio per le prossime elezioni amministrative. Presente il sindaco che ha portato i suoi saluti, bene ha fatto il sindaco ad essere presente, a ribadire che per governare questa città ci vuole una coalizione che veda insieme partiti, associazioni e gruppi laici che abbiano interesse per dare alla città tranquillità e non solo, ma anche ricchezza per poter dare un futuro ai giovani. Sono diventato di... No, questo è da escludere, ma non per altro, perché non è politicamente la mia casa, non lo è mai stata. Ho un'altra estrazione culturale e politica, ma ciò non ha impedito un'alleanza nel corso di questa consiliatura, già iniziata alla fine della consiliatura precedente, dove c'è, come ho sempre detto, un'attrazione dell'area civica principale per numeri, per importanza, per rappresentanza dello stesso sindaco, ma c'è anche una qualificata e importante presenza del Partito Democratico. Già questa coalizione, se se ne ripetesse il modello, c'è uno schema civico-partitico, ricordo sempre che non è una coalizione di centrosinistra, è una coalizione civica perché ha un tronco civico, di area moderata perché ci sono partiti di area centrista addirittura del centrodestra, riformista perché c'è il Partito Socialista e i consiglieri di estrazione riformista e democratica perché c'è il Partito Democratico. Questa era la dizione scritta sin dentro il programma. Io credo che alla luce dei fatti di oggi, ad oggi, poi bisognerà vedere il futuro, uno schema coalizionale di questo tipo sarebbe già sufficiente a rivincere ampiamente le prossime elezioni. Ma questo non lo devo decidere io, o certo non lo posso decidere io da solo, dovranno deciderlo le forze che si alleano. Ovviamente se dovesse esserci o dovesse essere chiesto un mio contributo di suggerimenti, di opinione, lo darei in questi termini, esattamente in quelli che sto dicendo. 21 anni che non ho più tessere di partito e credo di aver assolto la mia missione. Questo non vuol dire disinteressarsi alla vita della città dove si abita, dove si vive, quindi sarebbe un rinnegare la propria natura, però non lo farò sotto forma elettiva. Stamattina solo per i saluti al congresso del Partito Democratico? No, stamattina per i saluti, ma i saluti sono anche un ragionamento che si svolge con le persone cui si rivolge un saluto, altrimenti ci saluta, si dice ciao e basta. Invece per quanto riguarda le amministrative, insomma subito dopo il congresso cercheremo insomma di portare avanti quei discorsi che sono iniziati già da qualche periodo, da qualche mese, e di concretizzarli con la nascita di una coalizione. Il Partito Democratico ha già più di un sindaco, sì, candidato. Diciamo che ha già più... Le velleità sono personali, sono anche giuste e naturali. Ha già più di un aspirante candidato sindaco ed è effettivamente giusto che ci siano delle ambizioni personali che sono legittime e sono anche doverose, penso, per chi ha una storia politica importante. Ovviamente tengo a ribadire che il candidato sindaco, il Partito Democratico ha ovviamente l'ambizione di esprimerlo, però la sintesi si dovrà trovare con le forze che faranno parte della futura coalizione e che insieme dovranno indicare un nome che possa guidare questa coalizione. Ho deciso di strutturare questa serie di incontri, le consultazioni che appunto sono terminate, ovviamente anche il Partito Democratico, l'obiettivo comune è quello di creare una futura coalizione in vista delle prossime elezioni. Questo è importante per noi, quindi voglio dire non soltanto appunto un saluto, ma quella che è una presenza importante che dovrà essere poi consolidata da qui alle prossime elezioni per poi continuare anche per il futuro, insomma. Mica sarà socialista, forse sarà lei la prossima candidata? La donna ha un ruolo importante nella società e quotidianamente la donna è fondamentale per noi tutti, quindi da un punto di vista politico c'è bisogno, questo lo penso fortemente da donna, di ascoltare la voce femminile di più. E niente, poi insomma vedremo in corso d'opera. Mi ha dato una bella risposta politica.